Buongiorno a tutti. L'intelligenza artificiale è una disciplina che è nata negli anni 50 del secolo scorso e che adesso sta conoscendo un tumultuoso sviluppo che sostanzialmente ha a che fare con come costruire agenti intelligenti, eventualmente anche robotici, che affiancano gli umani o addirittura in certi casi sostituiscono gli umani anche in contesti avanzati, come in contesti medici, nell'esplorazione di territori dopo una catastrofe e tanti altri. Io adesso volevo fondamentalmente soltanto fare una carrellata di alcuni aspetti di questa disciplina e farvi, se possibile, un po' divertire. Ora, campi e applicazioni dell'intelligenza artificiale, pianificazione, classificazione, teoria dei giochi, diagnosi, però ve l'ho detto, l'obiettivo è costruire agenti intelligenti che possono fare di tutto, guidare un'automobile, guidare un aereo, un drone, giocare con i bambini, giocare con gli adulti, selezionare notizie, fra le notizie di stampa, quelli che vi interessano, eccetera. Cioè, campi applicativi adesso sono veramente tutto lo scibile umano. Chiaramente una parte degli agenti intelligenti è robotica, cioè è dotata di un corpo, ok, oppure fa parte di un cyber physical systems che per grandi linee è dipinto qui a sinistra, dove c'è un cuore, no? Che diciamo un cuore informatico a cui si agganciano agenti e robot, e il cuore informatico, con l'aiuto di sorgenti eterogenee di conoscenza che il sistema è anche capace di trovare dinamicamente da solo, coordina agenti e robot per svolgere un compito complesso in un ambiente complesso. Qui sono i robot che giocano a calcio. L'Università di Roma La Sapienza ha una squadra fortissima della partecipazione ai mondiali. Gli agenti, voi diciamo, dovreste riconoscere l'agente Smith di Matrix e Mignolo con Prof, sono sistemi autonomi che possono riunirsi in sistemi multiagente di cui fanno parte anche gli esseri umani. Siccome sono sistemi autonomi, cioè non è che un utente dia un input e gli agenti producono una, no, loro interagiscono in un ambiente circostante col quale che possono influenzare. Quindi è fondamentale programmarli bene, cioè che facciano ciò che devono fare e non facciano soprattutto quello che non devono fare. E quindi devono evolvere ed apprendere però in maniera estremamente controllata, perché a volte l'errore, voglio dire, fa parte del gioco, perlomeno nella fase di apprendimento l'errore fa parte del gioco, no? Ok, l'errore fa parte del gioco. Per esempio, l'umano, per quel poco che so di biologia, apprende unicamente per tentativi ed errori. Io ogni volta che guardo la Coppa del Mondo di sci in TV sono sicura di riuscire a fare così o almeno così. Poi sui campi da sci, se non provo, riprovo, 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 il mio diciamo, risultato all'incirca è questo qui. Però a un certo punto, dopo la fase di training, l'errore non è più ammesso, perché la gente guida veicoli. Qui sulla sinistra è una sala operatoria con un robot operatorio e sotto i teli blu c'è una persona. Queste sono le armi autonome che a mio parere non dovrebbero assolutamente essere né pensate né costruite, però purtroppo vengono pensate e costruite. È importantissimo, diciamo, prevedere una fase di apprendimento che poi esclude il più possibile l'errore, perché peraltro il software, anche in intelligenza artificiale, è fondamentalmente un prodotto semi-artigianale che va progettato, sviluppato e testato. Anche se c'è una disciplina che la triennale di informatica viene studiata con cura, che è l'ingegneria del software, che cerca di rendere la produzione del software sistematica ed esente il più possibile da difetti ed errori. Però, ecco, questa è la macchina di Uber che è stata coinvolta in un incidente, questo in un incidente aereo. Ha
A volte gli errori sono anche causati da specifiche mancanti, specifiche incomplete e incomprensioni fra i committenti e i progettisti. Per esempio, nella macchina Uber c'era un autista umano che avrebbe in teoria potuto prendere in controllo, ma non in quella situazione. Questo aereo è precipitato perché diciamo, è stata utilizzata una versione vecchia del software che non, per risparmiare ovviamente da parte del costruttore, che non prendeva in considerazione dei sensori che invece per l'aereo erano essenziali. Quindi, com'è possibile rimediare agli errori? Con il test a priori, senz'altro il più possibile formale, ma con test, autotest dinamico, mentre il sistema gira, se è intelligente può soffermarsi a osservare il proprio comportamento o periodicamente o in base a condizioni anomale o tutte e due e autocorreggersi, per esempio rimpiazzando moduli malfunzionanti e migliorando in generale l'interazione e la sinergia con l'utente umano. Ora, i veicoli autonomi, no? Adesso vengono un po' pensati come auto senza conducente. Nella mia visione, che porto avanti anche a livello di ricerca, okay, ogni automobile ha un reasoning learning engine, cioè un agente intelligente, ma le automobili dovrebbero costituire un sistema multiagente per negoziare, coordinarsi, in modo da ridurre al minimo il traffico, l'inquinamento e i rischi per i conducenti. Scusate, sto andando avanti piuttosto che... Allora, l'intelligenza artificiale oggi, il deep learning, le reti neurali, poi il machine learning, cioè che include anche altre forme di algoritmi di apprendimento, e poi sopra tante altre tecniche di intelligenza artificiale che alla fine producono un programma che può essere consapevole dell'ambiente, ragionare, agire ed adattarsi. No? Il machine learning adesso è una disciplina di cui si sente moltissimo parlare, no? E può essere supervisionato, vale a dire l'agente impara secondo le indicazioni di un insegnante, non supervisionato nel senso che l'agente impara applicando principi generali, ad esempio l'analogia con casi passati positivi o negativi. Reinforcement learning, l'agente impara in base a feedback: se fa un errore viene punito, se agisce bene riceve una ricompensa. Naturalmente la gente è una macchina, quindi si accontenta che la ricompensa magari è il numero più 3 e la punizione è il numero meno 2, si accontenta di poco. Allora, le reti neurali di cui probabilmente tutti avete sentito parlare, cercano di imitare i sistemi neurali biologici. Questa a destra è una foto dei neuroni che hanno questi collegamenti con tanti altri neuroni. Un neurone artificiale è questa cosa, è un oggetto matematico. Riceve una serie di input, ciascuno viene moltiplicato per il suo peso, si fa la sommatoria, si ottiene un valore A che viene dato in pasto a una funzione F, no? Funzione F che mi dà un'uscita Y, F fatta in modo da simulare il neurone umano, cioè se l'input è debole, cioè molto sotto a 0,5, l'output è 0, se l'input è più forte, l'output di mano a mano va verso l'1. Questa è una rete neurale vera, non che non si vedono i pesi, questi sono gli input, questi sono gli output e quelli sono livelli intermedi. Allora, cosa fa una rete neurale? È un meccanismo black box, ok? È nato in effetti nel 1943, più o meno come adesso, fra l'altro, anche se ci sono molte evoluzioni, però era scarsamente utilizzabile perché non c'era erano macchine abbastanza potenti, non c'erano abbastanza dati per l'apprendimento, perché la rete neurale apprende dai big data. Adesso, come abbiamo sentito prima dalla professoressa Di Marco, ci sono dispositivi per il supercalcolo, ci sono big data. Come si addestra una rete neurale? Io vi faccio vedere decine di migliaia di foto di gatti.
no? Lei prima sbaglia, d'accordo? Poi io riaggiusto i pesi che erano questi in input ai neuroni artificiali con degli algoritmi, riprovo, risbaglia, riprovo, aggiusto i pesi, riprovo, risbaglia, aggiusto i pesi, riprovo, risbaglia, alla fine cominceranno a sbagliare più. Quando vede l'immagine di un gatto, dirà gatto. Attenzione, questo training viene fatto in maniera automatica, non è un umano che gli fa vedere una a una, d'accordo? Quindi alla fine imparerà a riconoscere un gatto, oppure a catalogare una cosa in umano e animale, a riconoscere gli oggetti su una tavola come tazza, bicchiere, penna, eccetera, eccetera. Quindi per la parte percettiva, o anche le reti neurali sono fantastiche nel riconoscere il linguaggio naturale. No, quindi riconoscere quello che gli utenti dicono. Ora, rete neurali e fairness, naturalmente c'è un grosso problema, ecco, che a Google Research per esempio è molto trattato, no? Fairness nel machine learning. Con i gatti, io gli do i gatti, se però io voglio imparare a riconoscere per esempio quale tipologia di persona è un potenziale criminale, se io nei dati insisto con una certa tipologia, per esempio negli Stati Uniti i neri, la rete imparerà quello che gli viene detto, ovvero sia che un nero è un presumibile criminale. Questo naturalmente non deve accadere e c'è diciamo molta ricerca anche a livello di società importanti come Google di garantire la fairness nell'apprendimento delle macchine. Ora, abbiamo sentito molto, abbiamo sentito tutti che adesso nei giochi gli umani vengono sistematicamente battuti dalle macchine, ok? Naturalmente molti sono dispiaciuti, però io non vedo in realtà bene perché siano dispiaciuti, perché le macchine le abbiamo costruite noi. È come se io mi dispiacessi che una Porsche o anche solo una 500 o financo una bicicletta siano in grado di correre più velocemente di me, nel senso che io le ho costruite apposta, no? Ora, i giochi in realtà sono per le macchine, sono soltanto una maniera per i ricercatori di testare i nuovi algoritmi, però diciamo AlphaZero ha imparato in poche ore a giocare a scacchi e poi a giocare a Go semplicemente perché ha simulato milioni di partite. Nessun essere umano può giocare milioni di partite. Ha simulato milioni di partite e ha potuto valutare quali erano le mosse vincenti e perdenti, quindi in una nuova situazione ritrova, diciamo, tramite una rete neurale la cataloga e vede in quale gruppo di situazioni simili si trova e fa la mossa che lì si era rivelata vincente. Ora, reinforcement learning, apprendimento per tentativi ed errori senza insegnamenti espliciti, questo addirittura è nato nel 1898, questo ricercatore Thorndike faceva questi esperimenti con i gatti che per mangiare avrebbero dovuto trovare il modo di uscire da questa scatola. L'esperimento sembra crudele, ma secondo me non lo è. Io ho quattro gatti e se avessi una cosetta del genere loro ci si divertirebbero moltissimo, perché chiaramente qui il gatto oppure la macchina imparano a fare le azioni che lo portano più vicino alla ricompensa. Ora, il reinforcement learning si usa moltissimo per addestrare i robot, ok? A fare le azioni volute. Qui, per esempio, a sinistra c'è un robot che deve montare dei pezzi, dandogli premi e punizioni, ve l'ho detto banalmente numerici, se sceglie e incastra il pezzo correttamente oppure no, dopo poco impara a farlo molto bene. Ora, l'intelligenza artificiale, badate bene, non è soltanto learning, è anche ragionamento. È assolutamente, assolutamente importante porre livelli anche complessi di ragionamento e pianificazione, perché mediante reinforcement learning noi impariamo, il robot impara a svolgere compiti semplici, però l'umano è realmente superiore, per esempio, a un orangutan. No? L'orangutan in effetti ha le capacità di un bambino di 5 anni, tranquillamente su tutto.
Dove gli umani diventano superiori è nella capacità di pianificazione, pianificazione a lungo termine, quello che farò oggi, quello che farò stasera, cioè l'umano, a differenza dell'orangutan, riesce a pianificare su un orizzonte più lungo di un giorno, e quindi un punto centrale dell'intelligenza artificiale, per esempio, è la pianificazione, insieme a molte altre forme di ragionamento, per esempio quelle che vi ho citato per il self-checking a runtime e tante altre cose, perché col solo learning prendete questo cagnolino. A questo cagnolino si voleva insegnare che non doveva calpestare l'erba in giardino, ma doveva rimanere sul sentiero. Allora, gli è stato dato un punteggio di meno 2 se andava sull'erba, no? Poi, siccome il cagnolino, diciamo, è un animaletto così tenero, anche robotico, una ricompensa più 4 se poi tornava sul sentiero. Sapete cosa ha imparato dopo un po' il cagnolino? Ad andare apposta sull'erba per poi incassare il più 4 che otteneva tornando sul sentiero, perché così, cioè, il suo unico obiettivo, senza ragionamento ma puro learning, il suo unico obiettivo era massimizzare il punteggio diciamo ottenuto per esempio un'intera giornata, e quello per lui era il modo migliore. Cioè, questi altri robottini, questi della figura in mezzo in basso, cosa fanno? Sono addetti a raccogliere le palline in una cesta, per esempio in un campo. Qui c'è una, diciamo, una stanza in cui vengono provati, però in generale funzioneranno sui campi da tennis, sui campi da golf, e anche loro devono massimizzare il numero di palline raccolte, che ne so, ogni mezz'ora. Cosa hanno imparato a fare questi dopo un po'? A rubare le palline dal cesto dell'altro, perché era il miglior modo per accumularne molte con un passo solo. E qua si vede un altro aspetto importante. L'etica delle macchine, e quando parliamo di robot viene detta roboethics, però tutte le macchine, tutti gli agenti intelligenti, anche non robotici, devono, adesso si è scoperto, devono in qualche modo essere forzati a seguire principi etici. Queste sono le leggi della robotica sviluppate dallo scrittore Isaac Asimov a metà del secolo scorso in merito alla trilogia della galassia, che spero abbiate letto o vorrete leggere. Cioè, un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché non contravvengano la prima legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima o con la seconda legge. Questo è tutto molto bello, però per la ricerca attuale in machine ethics, che anch'io svolgo, è molto più complessa di così, cioè perché diciamo queste leggi sottendono tutto, però dipende dal contesto in cui il robot è situato, no, dalle interazioni che ha con gli esseri umani, quindi deve monitorare se stesso nei confronti di azioni non etiche, e deve monitorare gli umani, gli umani, perché è molto importante che gli agenti agiscano in team con gli esseri umani. È molto importante per il reciproco interesse, perché gli agenti imparano dagli umani e gli umani possono imparare dall'intelligenza artificiale, per esempio a essere addestrati o riaddestrati a svolgere un compito, e quindi gli agenti possono anche monitorare gli esseri umani affinché svolgano il loro lavoro in modo etico. E quindi grazie.